Ciao, sono Samuele Maini, ho 23 anni e sono co-founder di ADX. ADX si occupa di investimenti nel digitale per conto di PMI. Ma perché le PMI? Le PMI, secondo dati interessanti che ci riporta la stampa, costituiscono il 99% delle imprese presenti in Europa. Queste imprese nel 2022 hanno investito 77 miliardi nel digitale solo in Italia, numero che cresce del 26% anno su anno. ADX tenta di raccogliere questi capitali e di incanalarli nel business promozionale delle PMI. Mi impappino. Le PMI non riescono a penetrare il mercato digitale per via di alcune competenze mancanti che riguardano mancanza di skill tecniche lato digital e difficoltà nell'affrontare rischi di business elevati. Per risolvere questo problema abbiamo creato ADX. ADX è un nuovo tipo di investimento digitale riservato alle aziende basato sull'affiliate marketing che, per chi non lo sapesse, l'affiliate marketing è una strategia che adotta un brand quando vuole promuovere un prodotto, quando vuole vendere un prodotto senza promuoverlo direttamente, ma affida la promozione a un venditore esterno a cui riconosce una percentuale. Ecco, nel settore dell'affiliate marketing esistono imprenditori molto skillati che riescono in ogni periodo dell'anno a generare denaro promuovendo i migliori brand a livello globale. Questi imprenditori abbiamo dimostrato che grazie alle loro competenze tecniche riescono a generare dei ritorni molto interessanti per loro e le aziende clienti. È molto semplice il funzionamento di ADX. L'azienda sceglie il team di marketers su cui investire e quanto capitale allocare sul team. Il team di marketers promuove in modo autonomo il prodotto e sceglie in modo indipendente il quanto budget spendere nel periodo della collaborazione. ADX incassa i ricavi delle attività di marketing e spartisce i profitti tra i partecipanti. Quindi, ADX permette alle aziende di poter scegliere e investire nei migliori talenti a livello internazionale dell'affiliate marketing. In questo modo l'azienda riesce a ottenere una linea di ricavo immediata, automatizzata e passiva per la sua azienda. ADX è un servizio che permette alle aziende di poter scegliere e investire nei migliori imprenditori dell'affiliate marketing. Noi tratteniamo una commissione trimestrale basata sui guadagni che va dall'1 al 6% per le aziende clienti, basata sulla durata dell'accordo e la size dell'investimento, quindi chiaramente un'azienda più investe, meno paga il servizio, e un 14% dagli affiliate team. Queste sono le nostre metriche. Siamo nati poco più di un anno fa in Bootstrap, quindi noi siamo già profittevoli, e in questo periodo di tempo abbiamo generato 500.000 di euro di fatturato in vendite, con un capitale di partenza di 50.000 euro, proveniente da 8 clienti generati in modo completamente organico. Ognuno dei nostri clienti ha ottenuto un rendimento del 150% in 12 mesi. Come ulteriore metrica di traction, vi dico che il 35% dei nostri clienti hanno deciso di reinvestire con noi dopo aver provato il servizio. Questo è il nostro staff team. Particolarità, lavoriamo tutti da remoto, siamo sparsi per il mondo, e non abbiamo uffici, ci occupiamo della gestione dei clienti e dei flussi finanziari e soprattutto della ricerca e selezione dei team di marketers. Roadmap, come ho detto prima, siamo partiti in bootstrap, già profittevoli. In questo primo anno abbiamo validato il servizio, chiaramente, e il mercato, chiaramente, e abbiamo costruito l'offerta per i primi clienti organici. E abbiamo iniziato approcciando clienti più piccoli con tagli di investimento da 5-10k, passando poi per clienti da 30k ciascuno. Adesso abbiamo intenzione di consolidare la nostra presenza in Italia approcciando aziende da 100k superiori. Dopo aver consolidato il servizio in Italia, stiamo già lavorando con test all'estero per espanderci verso country estere con una legislazione più friendly e simile alla nostra, italiana, chiaramente, che non so se sia un vanto, però... Settembre 2023 rilasceremo la nostra web app per i clienti. Ottobre ci apriremo a round di investimento. Febbraio abbiamo intenzione di raggiungere l'obiettivo di 5 large customer all'interno del nostro portfolio clienti e ad aprile 2024 lanceremo ADX in Germania, che abbiamo convalidato essere la country più simile alla nostra.
Lo nostro obiettivo è un finanziamento di 50.000 euro che ci permetterà di consolidare definitivamente la nostra presenza nel mercato italiano, fare qualche piccolissimo passo verso l'estero, ma soprattutto per potenziare la nostra infrastruttura tecnologica e commerciale. Grazie a tutti, scusate, era la mia prima speech. Abbiamo una domanda da parte di Giacomo di Amazon. Giacomo di Amazon, ti volevo chiedere, guardando le metriche, ho visto che avevi 150% di ROI per il cliente e il 35% delle aziende hanno incrementato l'investimento. A me, io lo leggo in maniera pessimista, e dire c'è un 65% delle aziende che, nonostante un 150% di ROI, non sono rimaste. Perché? Attualmente noi stiamo lavorando sul costruire una credibilità, il nostro servizio è in MVP, quindi nel momento in cui cominceremo a creare trust lanciando piattaforme digitali o comunque cominciando ad essere un po' sulla bocca di tutti, probabilmente anche quei clienti li convertiremo. Poi le metriche sono basate nel nostro primo anno di vita, già ora molti dei clienti che non sono registrati in questo 35% hanno deciso di rientrare, semplicemente le slide sono state caricate prima che potessimo aggiornare i dati. Tutto qui. Ok, come consiglio suggerimento sarei molto attento alla parte di clienti che non rinnovano con un controllo, un meccanismo assolutamente, dedicato per capire. Assolutamente. Perché. Una parte del nostro modus operandi, e che credo che diventerà lo standard del mercato startup, soprattutto è un qualcosa che manca in Europa, è quella di cercare di essere minuziosamente attenti al misurare le metriche core di customer satisfaction. Questo sicuramente sarà lo standard. Una domanda, ma quel fatturato generato è il vostro fatturato o quello che avete generato per i clienti? È quello che abbiamo generato per i clienti. Per i clienti, sì, ok. Sì, che attualmente però passa sui nostri board account, cioè business manager di Google, Facebook e compagnia bella. Mentre i vostri numeri? I nostri numeri li può trovare, intendi proprio di entrate nette? Sì. Attualmente li può trovare pubblici, cioè proprio pubblicamente sul nostro sito, nella board. Senza fare una visura, diciamo, te le ricordi? Di questo 515 avremo un 15% di profitto netto, circa, 15-20. Ok. Essendo larghi. Vediamo se ci sono altre domande. Francesco. Seravallo. È un consiglio, non è il, avete un logo simile su Instagram a un cartodromo, non so se è voluto, siete voi, diciamo, è una questione per il futuro, se vi state preparando, forse attenti a rivedere queste cose. Non ho capito, scusami. Hai puntato molto sulla vostra credibilità. Sì. Il vostro logo, non so, è molto simile a un qualcosa che non c'entra nulla, quindi attenti. Ho capito, grazie mille. Grazie. Lo prenderò come buono. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo a tutti quanti.